Cambiano i marchi, le persone restano. Centro spedizioni, imballaggi, logistica, in via 25 luglio a Cava dei Tirreni. Sono cominciati stamane i lavori per la realizzazione della nuova piazza nel cuore del Borgo Grande al posto della fatiscente Palestra Parisi abbattuta lo scorso anno. I lavori sono finanziati dal programma Più Europa per un importo complessivo di 407.000 euro. La nuova piazza sarà un luogo di aggregazione a due passi dal corso porticato e alle spalle di due importanti poli culturali cittadini, ovvero la Mediateca Marte ed il complesso monumentale di San Giovanni. È una riqualificazione di tutta quell'area della città, perché abbiamo fatto il complesso monumentale di San Giovanni. Abbiamo fatto l'ex portone del carcere, come soprattutto le persone più anziane sono abituate a ricordare, quelle che poi diciamo l'ex seca. Tutto quel complesso, tutta quell'area è stata tutta rinnovata e riqualificata e non poteva restare quell'obbrobrio inutilizzato ed inutilizzabile dal terremoto degli anni Ottanta. Era una proprietà della regione, quindi abbiamo dovuto fare tutta la pratica con la regione, abbiamo dovuto appaltare i lavori di demolizione e finalmente questo progetto di riqualificazione si completa con questa piazza, che è un luogo pubblico di incontro, di comunità, che mettiamo a disposizione dei cittadini cavesi. Sono contento, speriamo che i lavori vadano avanti rapidamente e che si possano concludere magari per il prossimo Natale, questo sarebbe il mio auspicio, in modo da poter utilizzare quella piazza anche per qualche manifestazione. La piazza sarà caratterizzata da una pavimentazione in pietra lavica, una fontana a parete decorata con elementi in ceramica, verde ed arredo urbano, ed inoltre sarà ben illuminata e videosorvegliata.